would you be if you had given to protection? Bene, buonasera ai nostri ascoltatori. Chi vi parla è Ugo Lombardi e la trasmissione è quella che abbiamo fino ad ora chiamato Don Chisciotte. Alfredo Stori mi ha dato l'ingrato, onorato di aver avuto questo compito di assolverlo e quindi di condurre questa trasmissione oggi e credo anche il prossimo martedì, perché lui credo che non abbia la possibilità di essere fra noi. Bene, prima di continuare, stasera parleremo del clima, dell'inquinamento ambientale, sarà un argomento credo piuttosto interessante, ma prima di continuare diamo la parola a Massimo Bonella che è qui con noi. Saluto intanto Rosario Moreno, Ugo con noi e anche con Rosario lavorerà con noi, collaborerà con questo nella chiacchierata che faremo. E adesso do la parola a Massimo Bonella per alcune notizie sulle ultime avvenimenti nel mondo. A te Massimo. Sì, grazie al dottor Ugo Lombardi. Alle 21.05 riprendo qui la linea dalla redazione RST, Radio Science Televisione, che ricordo andiamo in onda reti unificate, quindi ci sarà anche Radio Valdichiana. Saluto i nostri ascoltatori che ci seguono da quelle zone della provincia di Siena. Dunque, puntiamo l'attenzione a quello che è successo a Notre Dame. Dunque, come avete sentito anche le prime due edizioni straordinarie di Radio Sirius, precisamente in apertura del programma, praticamente quasi in apertura del programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, intorno alle 18.45, poi c'è stata la seconda edizione alle 19.30 minuti ed ora vediamo di capire con questa terza, diciamo così, edizione straordinaria cosa sta succedendo, se ci sono delle notizie diciamo in evoluzione. Sembrerebbe che siamo sempre come era prima, non ci sono novità di rilievo, quindi vediamo di fare un breve riepilogo. L'aggressore di Notre Dame, che ha, ricordiamo, ferito leggermente un agente sul sagrato della chiesa a colpi di martello, aveva con sé anche due coltelli. Lo riferisce il ministro dell'interno, specificando che l'uomo è stato ferito alle gambe e non al torace, come inizialmente era stato detto. L'avevamo riportato anche noi questa notizia nelle prime due edizioni, adesso quindi lo riaggiorniamo, anzi nella prima edizione, poi già nella seconda avevamo aggiornato e lo ribadiamo anche adesso, che quindi l'aggressore è stato ferito alle gambe e non al torace, comunque portato poi in ospedale tramite ambulanza. Questo personaggio ha gridato: lo faccio per la Siria, riferisce il ministro. Si tratta di un studente algerino di 40 anni con permesso di soggiorno, era da solo, precisa, e per la televisione BFM TV ha detto di essere un soldato del Califfato e secondo Le Figaro viveva nella periferia di Parigi. Al momento non abbiamo neanche ancora notizie di rivendicazioni. Intanto sta, diciamo, ormai penso che sia anche stata già evacuata, cioè sono stati già evacuati i 900 turisti bloccati a Notre Dame. Vediamo se per caso c'è qualche lancio dell'ultimo momento. C'è una, lo leggo per la prima volta, è un lancio che viene, vi dico la fonte, il Televideo, dove praticamente qui abbiamo un'altra novità, ve la dico lo stesso. Ci spostiamo in Qatar. Trump: così si ferma il terrorismo. L'isolamento del Qatar potrebbe essere l'inizio della fine del terrorismo, lo afferma il presidente degli Stati Uniti Trump su Twitter. Beh, poi questa notizia magari la approfondiremo in qualche altra occasione. Dunque, adesso volevo girar pagina per darvi conto anche di questa situazione abbastanza
vergognosa che si è venuta a creare nel nostro paese col caso Riina, che vorrebbero appunto scarcerarlo. Riina deve restare in carcere in regime di 41 bis, lo dice Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, dopo la sentenza della Cassazione che chiede il differimento della pena. Totò Riina è il capo di Cosa Nostra e il suo stato di salute può essere trattato nell'ambiente carcerario o con ricoveri mirati, spiega. Vorrei ricordare che il PM Nino Di Matteo vive blindato per le minacce di Riina dal carcere. Roberti ricorda che Provenzano, ammalato, è rimasto in galera. Ecco, questo dunque per quanto riguarda il caso vergognoso di Totò Riina. Ecco, si parla che deve fare una morte, come si dice, una morte dignitosa, cioè, ma allora voglio dire, quei poveracci che sono saltati in aria, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, dalla Chiesa, in alcuni casi addirittura si è continuato a sparali malgrado fossero già morti, poi le stragi di Georgofili e altre cose ancora. Allora, come la mettiamo? Allora, io mi chiedo a questo punto, cioè, questo Stato, ma da che parte sta? È molto interessante vedere adesso come andrà a finire questa situazione. Vediamo se abbiamo qualche ultimo, come si suol dire, qualche ultimo momento, se ci sono degli aggiornamenti anche sul caso dell'aggressore di Notre Dame. No, non c'è nulla, quindi io alle 22:11 non mi resta che restituire la linea a Ugo Lombardi per la trasmissione della sera. So che parlerete di un tema molto interessante, il clima, l'inquinamento, le anomalie climatiche, e quindi un appuntamento da non perdere. Invito tutti i nostri ascoltatori a rimanere qui sintonizzati su RST Radio Science TV. È tutto per il momento per quanto riguarda la redazione. A voi. Bene Massimo, io ti ringrazio. Credo di dover cedere la linea a Rosario Moreno, o mi sbaglio, No, no, non ti regista? sbagli, non ti sbagli, caro Ugo, non ti sbagli. No, faccio la solita lista della spesa e poi volevo dire un'altra cosa. Allora, questa trasmissione, come tutte le nostre dirette, va in onda a reti unificate, quindi siamo presenti su tutte le web radio del network che sono Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda e provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio sempre da Modena e Radio Val di Chiana, oltre ovviamente alle due web radio, Radio Saiuz e Radio Saiuz Classica. Per quanto riguarda la web TV, siamo in onda su Facebook, sul live stream, su Dailymotion e sul nostro sito radiosites.it. Mi raccomando, è aperta la chat che per fare le domande, per entrare, per fare una chiacchierata con noi, ma anche per chi non ci guardasse sulla web TV, lo dico, può chiamarci in diretta allo 0422 16 26 622. Quindi ricordatevi 0422 16 26 622 per chiamarci in diretta, entrare, diciamo, nel vivo della discussione con Ugo Lombardi, con Massimo Bonella, Saiuz e Ugo, l'assistente alla regia di Radio Saiuz, che non è Ugo Lombardi. Benissimo, Ugo, a te, ti ripasso la palla. Bene, grazie Rosario Moreno. Così iniziamo questa chiacchierata. Chiacchierata individuando diciamo, gli attori principali di questo argomento, che sono sicuramente un attore soccombente, che è la nostra Terra, il pianeta Terra. Sul pianeta Terra tanti tentano di fare ciò che gli pare nei confronti del pianeta Terra, fanno anche del male, magari evitando di sentirsi ospiti piuttosto che padroni. E quindi questo mancato rispetto dell'ospitalità confonde il comportamento di tutti noi, cercando di, diciamo, che dobbiamo cercare di ricordare quali sono i nostri compiti, soprattutto quelli degli ospiti, e cioè il rispetto della struttura che ci ospita. Mi è piaciuto molto vedere in un documentario non molto lontano, che riprendeva un aborigeno australiano,
il quale si nutriva di piante raccolte nel territorio che si è immenso, è un territorio molto più grande dell'Europa, e prendeva quindi delle piante per cibarsi, e quando aveva smesso di cibarsi rimetteva quello che gli era avanzato nel terreno per consentire quindi la ripresa e la crescita di questa pianta. Mi sono chiesto se in quel momento l'aborigeno e quindi il selvaggio magari fosse lui o fossi io, perché magari sicuramente nel comportamento che ci appartiene non abbiamo l'abitudine perlomeno nemmeno di consumare i pasti che magari ordiniamo al ristorante, lasciandone molto nella spazzatura. Allora il clima viene inficiato non soltanto da una distruzione che noi diciamo, continuiamo a imporre al nostro pianeta, perché sicuramente la causa è una causa antropica, e cioè provocata dall'uomo. Anche se negli anni passati, dal 1900 e poi, ma anche prima, molti si sono chiesti se ci sarebbe stato un cambio climatico verso il caldo, verso il freddo, o se le catastrofi che magari iniziavano già ad affacciarsi avrebbero avuto influenza sull'esito e sugli eventi successivi relativi al clima. In tempi non molto lontani, le modifiche climatiche, magari qualcuno potrebbe dire, non sono state tutte e soltanto determinate dall'uomo. Non sempre abbiamo avuto una grossa emissione di sostanze tossiche nell'atmosfera. Però è anche vero che se vogliamo parlare di una storia, diciamo, non molto antica, già nel 1200-1300 la regina Eleonora d'Inghilterra aveva invitato i suoi ospiti nel palazzo di Nottingham e aveva approntato le stanze con nuovi camini alimentati a carbone. E già quello aveva indotto i suoi ospiti, aveva creato malessere negli ospiti che erano in ogni stanza, per cui fu costretto a tornare nel Palazzo Reale. Bene, questo aneddoto ci dice già quanto l'inquinamento di allora aveva già coinvolto quindi, e interessato ospiti che magari senza avere dati e conoscenze scientifiche come quelle che abbiamo magari ora, avevano già collegato quindi il loro malessere con l'inquinamento atmosferico. Quanto può essere importante quindi l'azione dell'uomo sulle modifiche del clima, ma anche dobbiamo chiederci quanto fa male una modifica del clima, soprattutto se queste modifiche sono determinate dall'azione che fa l'uomo. Sappiamo che il progresso ha dei costi da pagare. I costi però tuttora sono altissimi, soprattutto se anteponiamo interessi economici mal gestiti e non supportati da una formazione etica. Significa che se vogliamo progredire dobbiamo essere in grado di farlo, ma lo dobbiamo fare cercando di apporre e di sostenere questa modifica, questo miglioramento, con tutta quella che la tecnologia ci consente di fare meno danni non solo agli operatori, ma anche agli utenti di questa tecnologia. Non è lontano, non è, anzi è recente. Rosario, mi senti? Sono in linea? Bene, Sì, vai, vai tranquillo, Ugo, vai tranquillo. non sono lontani i momenti in cui abbiamo, tuttora sono ancora, anzi, credo che aumenteranno il numero dei decessi per tumore polmonare, ma anche per tumori di dami sotilomi o tumori di rivestimenti pleurici, in rapporto alla presenza di sostanze volatili, parliamo di idrocarburi, e cioè parliamo di inquinamenti fotochimici, soprattutto molto ricchi, molto presenti nelle zone dove c'è combustione, petrolio. Non siamo lontani, non sono lontani gli scandali ci hanno ricordato che la diossina, come per esempio quello che accade nella cosiddetta terra dei fuochi, laddove c'è qualcosa che brucia e che produce questa sostanza che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere come una sostanza molto molto pericolosa,
e quindi anche responsabile di gravissimi danni alla salute. E non sono molto lontani, anche se questa magari è una scoperta un po' più lontana nel tempo, che ci ha consentito di individuare come l'amianto anche l'asbestosi fra i più pericolosi, diciamo, responsabili di patologie dell'apparato respiratorio. Non dobbiamo dimenticare che queste piccole particelle appuntute, che si depositano fin nelle parti più interne dell'apparato respiratorio, sono responsabili di risposte infiammatorie, macrofagiche, fibroblastiche, eccetera. Quindi c'è una risposta, diciamo, fibrotica con gravissimi danni e quindi anche con la presenza del tumore. Ma non dobbiamo soprattutto dimenticare il clima che viene inquinato dalla presenza di gas tossici, e in queste emissioni dobbiamo naturalmente metterci tutto quello che riguarda l'industria, la metallurgica, e tutta l'industria del legno, ma dobbiamo anche e soprattutto metterci le emissioni che provengono dai motori che usiamo nei nostri autoveicoli, sia quelli a benzina sia quelli diesel, che sono quindi responsabili della parte di inquinamento che è non solo quella che riguarda l'inquinamento fotochimico, ma anche quello che riguarda l'inquinamento, diciamo, del particolato. Dobbiamo ricordarci che la presenza di sostanze allotropiche dell'ossigeno, come l'O3, cioè l'ozono, sono delle sostanze che sono presenti nella parte alta della stratosfera e quindi ci aiutano perché ci proteggono dai raggi ultravioletti, ma quando le troviamo nelle zone più basse della nostra troposfera, vuol dire che sono in rapporto alla presenza di inquinamento. E cos'è l'inquinamento? L'inquinamento che viene provocato dai mezzi di trasporto. L'inquinamento che viene provocato dai mezzi di trasporto è quello che ci consente di individuare una parte non gassosa che chiamiamo particolato, all'interno del quale ci sono, perché è costituito da molecole che variano da grandezze diverse, dallo 0,1 ai 100 millesimi di millimetro, responsabili quindi di grosse patologie, ma anche di impegno ambientale. L'impegno ambientale, dicevamo prima, è anche quello che viene, diciamo, coinvolto dalle emissioni di biossido di azoto. Sono questi nomi importanti, purtroppo dobbiamo anche diciamo, individuarli perché sono come appunto il biossido d'azoto, il biossido di zolfo, sono sostanze responsabili dell'inquinamento fotochimico. Perché spero di non essere, diciamo, troppo difficile in questa argomentazione, perché l'ozono viene formato soprattutto come secondo prodotto dalle radiazioni, diciamo, solari sul biossido di azoto. Il biossido di azoto abbiamo detto che viene prodotto soprattutto dalle emissioni diciamo antropiche, quindi di produzione terrestre, ma anche dalle emissioni dei gas di scarico. E esiste una formula chimica che consente di reversibile di fare un passaggio dal biossido di azoto con l'ozono verso il diossido di azoto più l'ossigeno. Che significa tutto questo? Significa che in campagna, dove c'è maggiore quantità di ossigeno, maggiore l'inquinamento di ozono. Bene, queste sostanze inquinano e alterano la concentrazione fisiologica che è presente normalmente nell'aria. L'aria atmosferica è costituita, come sappiamo, da una buona parte di azoto, e quindi abbiamo una percentuale che raggiunge quasi l'80%, 78,8% di 0,9 di azoto. Abbiamo una percentuale di ossigeno che è vicina al 20-21%. Abbiamo una percentuale di argon, che è un gas nobile, anzi un gas raro, anzi nessuno dei due, perché sono termini, come si dice, obsoleti,
Abbiamo una percentuale anche di anidride carbonica dello 0,03%. E poi abbiamo i gas, piccole percentuali di altri gas, in concentrazioni molto piccole. Ugo, mi scuserai un attimo, posso interromperti un attimo, no? Perché sto Certo, cercando io di capire, mi interessa ecco, bravo, proprio per questo, perché stavo a un certo punto, io personalmente mi sono un attimino perso, no? Perché io sono abituato a sentire del clima, il buco dell'ozono, tutte queste cose qui, anche le bombolette spray, so che diciamo creano danni al buco dell'ozono, all'ozono, una cosa del genere, io non sono un esperto in materia. il buco Però dell'ozono infatti viene. ti arriva diciamo una domanda dalla chat di Federico. Ciao Federico, buonasera. Ciao. Dice: buonasera a tutti. Quanto le energie rinnovabili possono essere utili e perché non si cerca di sfruttarle al meglio? Boh, io penso che tu ci stai arrivando, no? Con questa Certo, energia rinnovabile. Quindi diciamo infatti a Federica grazie Rosario aspettare un attimo che arriviamo, diciamo, diciamo anche diciamo, a questa richiesta di Federica, a questa domanda di Federico. Sì, diciamo che i clorofluorocarburi sono stati eliminati per legge da diversi anni e quindi assieme ad altre sostanze che possono essere responsabili, come lo stesso ozono, dell'inquinamento atmosferico, vengono praticamente, ridotte e sono progressivamente in fase di riduzione, tant'è che il buco dell'ozono sembra, il buco, collegato alla presenza di questi gas, sembra che ci sia una progressiva riduzione, proprio perché c'è stato un accordo internazionale che ha consentito quindi di ridurre le emissioni di sostanze collegate alla formazione di questo buco. Ma nella fase iniziale di questo argomento, di questa chiacchierata, abbiamo detto che l'inquinamento climatico e quindi le modifiche climatiche sono soprattutto di natura antropica. Cioè, che significa che l'uomo, l'essere umano, che non conosce ancora quali sono i diritti e i doveri dell'ospite, continua ancora a trattare la terra da padrone e non da ospite come dovrebbe essere. Quindi in questo caso, piuttosto che consentire un reciproco sviluppo, sia il proprio sia quello terrestre, diciamo perlomeno un mantenimento del clima tale da consentire una reciprocità, sta inquinando sempre di più il nostro pianeta e quindi rende ancora più difficile le condizioni di vita. E quindi, in ossequio ai vantaggi economici, vengono meno tutte le precauzioni. Io vorrei ricordare al nostro amico che ci ha scritto Alessandro, No, che Federico. Federico, scusami Federico, Federico, che l'inquinamento che abbiamo, per esempio, individuato col senno di poi e non col senno di prima, in alcune realtà come quelle di Taranto, per esempio, ma ancora magari prima, se ci riportiamo al 1976, per esempio a Seveso, in quel caso abbiamo avuto inquinamento della diossina, se non ricordo male, era il tetracloro benzoil, sì, diossina, di benzoil diossina. Abbiamo avuto delle esperienze che ci hanno fatto ricordare, col senno di poi, come dicevamo, quanto importante sia adottare delle precauzioni, no? Delle tutele. E quello che è venuto a mancare, per esempio, nella realtà tarantina, dove non solo abbiamo avuto la presenza di diossina, ma abbiamo avuto la presenza per tutte le ciminiere, tutte le produzioni, diciamo, che vengono lì, diciamo, prodotte. Tutte le sostanze che vengono prodotte, abbiamo biossido di azoto, biossido di zolfo, abbiamo eccessive quantità Un attimo e quindi soltanto. abbiamo, col senno di poi, sempre Scusami rispettando queste Ugo, se è stato tipologie. un attimo che ti sei interrotto. Sì, volevo dire, nella valutazione dei pericoli, dei danni, abbiamo avuto bisogno di constatare decessi, morti e malattie per capire quanto dannoso fossero alcune sostanze. E comunque, in ossequio ai vantaggi economici, abbiamo dimenticato o abbiamo voluto dimenticare
la necessità di alcune tutele e precauzioni che alcuni altiforni e altre strutture all'interno di queste industrie metallurgiche, ma non solo in esse, sarebbero importanti per dare tutela alla salute dell'essere umano. In prossimità di alcune strutture della petrolchimica, per esempio, o anche della produzione di petrolio, sono altissime le concentrazioni di queste sostanze e sono anche alti i tassi di tumori e quindi di malattie, soprattutto, ma non solo dell'apparato respiratorio. Quindi la risposta che diamo al nostro amico è che tuttora l'essere umano viene coinvolto, viene, diciamo, condizionato più dagli interessi economici, dando molto meno ascolto a quelle che sono invece le tutele ambientali. In realtà l'ambiente si sta ribellando. Si sta ribellando come? Con delle manifestazioni che prima erano impensabili. Ci sono cosiddette le catastrofi ambientali, non sono nate per caso, sono nate perché un aumento della saturazione della quantità di sostanze chimiche che dicevamo prima sono presenti in quantità e percentuali all'interno di range di tutela, quando vengono superate danno danni all'ambiente e danni all'uomo. Credo di aver dato una risposta, Rosario, alla domanda che mi è stata posta. Certamente, e appunto su questo argomento, no? Cioè, io volevo fare un attimo una domanda io, insomma, più che una domanda, anche un mio pensiero, insomma, volevo esprimere. Cioè, io mi sto ponendo, no? Perché tu sai che c'è stato adesso l'incontro al G7 dei potenti, eccetera, eccetera, no? Che poi non so quanti erano lì, insomma, ed era presente Trump, che lui non vuole più partecipare, diciamo, a questa, diciamo, come devo dire, insomma, non vuole più partecipare, vuol produrre, vuole inquinare. Ecco, proprio la dico proprio chiaro chiaro, perché alla fine quello è il significato, no? Io però mi pongo anche un'altra domanda, perché nazioni come la Cina, no? Che hanno più di un miliardo di persone, che quindi devono sfamare queste persone, e non c'è in questo momento in quella nazione un qualche cosa di alternativo, e quindi loro con le loro fabbriche, le loro industrie, eccetera, perché io so anche c'è un inquinamento anche in campagna con diciamo con l'etame, con queste cose qui, cioè, produce anche questa roba qui, no? Un po' di Sì, inquinamento. certo. La biotica del terreno viene modificata, certo, Ecco, anche le strutture enzimatiche, dalla allora presenza di sostanze tossiche. io mi sto domandando, parlo della Cina, ma posso parlare dell'India, ti sto parlando di grandi nazioni che hanno centinaia di milioni di abitanti, insomma, come potrebbero dar da mangiare a tutti i loro abitanti se non inquinassero in questo momento? Perché non è che io, diciamo, rivoluziono la mia nazione, faccio diventare tutto verde, diciamo, nel senso che non inquino più, ma mi ci vuole del tempo, no? Certo, infatti hai detto delle cose giustissime. Se non poniamo rimedio entro pochi anni, un aumento medio della temperatura del clima sulla Terra, che è prevista massimo entro 2 gradi, 3 gradi, se non poniamo rimedio a queste tutele che sono state prese secondo accordi internazionali, potrebbero saltare, quindi ci potrebbe essere un aumento progressivo della temperatura non più gestibile. Perché non è più gestibile? Intanto hai fatto riferimento alla Cina. La Cina credo che abbia preso consapevolezza delle problematiche relative all'inquinamento ambientale, anche perché un inquinamento ambientale, diciamo che al di là dei disagi economici o disagi sociali o disagi, diciamo, di altra natura, comporta dei disagi di salute. Quindi un disagio di salute, soprattutto fisica, oltre che psichica, aumenta i costi e quindi l'impegno economico per sostenere malattie che possono coinvolgere milioni di persone. L'impegno di spesa per aiutare quindi questa gente che magari subirebbe o subisce già da ora conseguenze dell'inquinamento ambientale sono costi molto alti, forse
costerebbe di meno evitare, diciamo, l'inquinamento, quindi consentire a questa gente di produrre in maniera diversa. Ma la stessa Cina credo si stia fornendo di strutture che non inquinano, magari anche con i mezzi di trasporto che utilizzano batterie, ma anche in altri ambienti, anche per quanto riguarda l'aspetto del mondo industriale, sia la Cina che l'India hanno preso consapevolezza e quindi stanno intraprendendo queste iniziative. L'unica cosa che dobbiamo che bisogna valutare è se, per esempio, la produzione di sostanze al nichel o altro che possono sostenere l'utilizzo di batterie e quindi la stessa produzione non sia più inquinante di una distribuzione più parcellare dell'inquinamento offerta dalla veicoli magari che non vanno a batteria, ma utilizzano altri Ma mezzi di altri diciamo carburanti. Cioè, Ugo, voglio dire, se la produzione diciamo massificata produce più inquinamento di quella invece Ugo, parcellizzata. io Questa è una volevo, valutazione. ecco, volevo arrivare proprio a questo, perché oggi mi si dice questo oggetto non inquina, questo inquina, eccetera, no? Facendo. Però si scopre, Certo. come col mangiare, con le malattie, con tutto, si scopre da qui a qualche anno invece che non è vero che quelli inquinava più degli altri, insomma. Che ci dà la garanzia che quello che stiamo facendo, lasciando stare che, diciamo, lasciando stare alcune cose, no, fondamentali, che ci dà la garanzia che quelle cose che stiamo facendo sono tutte giuste per cercare di Dunque, non inquinare. sì. Dunque esistono nei paesi, diciamo così, più all'avanguardia, delle iniziative, consentimi di dirlo, illuminate, quindi non voglio fare pubblicità a nessuna azienda o industria che produca elettricità col termine illuminato, che hanno adottato già alcuni presidi sull'utilizzo, per esempio, di macchine. Quelle che camminano con i carburanti diesel oppure benzina, che in automatico si spengono, per esempio, in prossimità di un semaforo. Perché? Perché si è visto che la produzione di anidride carbonica, che viene, per esempio, introdotta nell'atmosfera da una marmitta di un'autovettura a benzina, risulta essere maggiore quando in presenza o in scarsa presenza di ossigeno c'è una ridiminuzione della velocità dell'autoveicolo e quindi si produce maggiore ossido di carbonio che non si trasforma in anidride carbonica. Ricordo ai nostri ascoltatori, che sicuramente già lo sapranno, che questa sostanza, assieme all'ossido di azoto oppure all'acido cianidrico, stabiliscono dei forti legami con l'emoglobina, che è quella che ci trasporta l'ossigeno in giro, ed hanno un'azione competitiva con l'ossigeno. Per cui se c'è ossido di carbonio non ci può essere ossigeno. E allora in questo caso si può morire per asfissia. E la stessa cosa vale per l'ossido di azoto. L'ossido di azoto che viene prodotto dai veicoli, anche dai veicoli, quando si va a forte velocità, c'è una produzione di ossido d'azoto. Diciamo che normalmente scompare, in 4-5 giorni si dimezza, no? O può scomparire, ma se permane l'inquinamento, abbiamo la produzione del diossido di azoto e quindi abbiamo quindi una persistente tossicità, ma non solo, ma abbiamo anche l'occupazione del sito dell'emoglobina. Questi valori. Una volta c'erano le centraline, ci sono ancora l'Istituto regionale dell'ARPA, che è presente in ogni regione italiana, fa una valutazione quotidiana della presenza dei gas, Rosario, all'interno della nostra atmosfera. Sì, le ho viste sei centraline. Ed è importante quindi seguirla, perché quando c'è poco vento, oppure magari quando ce n'è tanto, gran parte di queste sostanze, comprese l'argon, e comprese la diossina e comprese altro, vengono trasferite in altri posti pur non essendo essi luoghi e non avendo produzione locale. E quindi, oppure magari quando c'è un aumento dell'umidità, oppure un aumento del particolato,
Non dimentichiamo che il particolato è fatto anche da pollini, è fatto da emissioni da edifici, è prodotto quindi da sostanze che si sollevano dalla campagna, dai boschi. Tutto questo praticamente fa parte di quel pulviscolo che inquina ancora di più e rende ancora più l'aria meno diciamo, rarefatta. Quindi tutto questo particolato, soprattutto quelle particelle più piccole, sono responsabili di lesioni gravi che possono verificarsi all'interno dell'apparato respiratorio, perché se hanno una grandezza, diciamo, piuttosto notevole, diciamo, oltre o più o meno vicino ai 100 millimicron, millesimi di millimetro, possono fermarsi nelle parti più alte, perché vengono fermate, per esempio, dai peli del naso, oppure, dalla secrezione ghiandolare dell'albero respiratorio in alto, no? Mentre se non avviene questo, raggiungono i polmoni e quindi raggiungono gli alveoli. È quello che accade per l'asbestosi, è quello che accade per alcune molecole dell'argon, è quello che accade per alcune molecole, cosiddetti nucleotidi, cioè quelli che vengono degradati, con emissioni di... Beh, ci sono emissioni alfa, no? Sono emissioni che si chiamano emissioni alfa, quelle che determinano un scompaginamento, diciamo, elettronico del nucleo assieme alle beta. E quindi queste sostanze, quando raggiungono il polmone, determinano una lesione perché, diciamo, anche se hanno poca penetrazione, distruggono le cellule nella loro membrana e possono quindi raggiungere l'acido, il DNA. E quindi raggiungendo il DNA portano delle modifiche sia, sappiamo che abbiamo due DNA, quindi quello nucleare e quello dei mitocondri. In questo caso, portando delle modifiche che non vengono, diciamo, risanate dall'azione riparatrice delle sostanze riducenti, si chiamano così quelle che aiutano a risolvere i problemi di ossidazione, questi danni possono provocare un tumore. Questo tumore, ecco perché le concentrazioni sono molto alte, per esempio, parlavamo prima del radon, che è un sottoprodotto dell'uranio. E quando costruiamo e non abbiamo costruzioni ben, diciamo, isolate, l'uranio viene prodotto anche dal terreno, oltre che dalla quantità, da sistemi fotochimici per il raggiamento dal sole. Quindi, ripeto, queste sostanze, c'è l'Istituto ARPA, c'è la struttura ARPA regionale, che è deputata a farne una valutazione, quindi a comunicare il tasso giornaliero. Quando vediamo, prima abbiamo visto, magari qualche volta accade ancora ora, che il traffico viene sospeso in alcune città, come ad esempio Milano, Torino, insomma, anche la stessa Roma, è perché magari i tassi di ossido di azoto di cui abbiamo parlato prima, quelli di argon, sono piuttosto alti, ma non solo loro. Sono alti tutte le sostanze che vengono quindi ottenute attraverso processi fotochimici e quindi i cosiddetti sostanze volatili, no? Quelle sono molto tossiche per l'essere umano. Non dimentichiamo, per esempio, che i primi contatti sono quelli dell'occhio, degli occhi, delle irritazioni sulla parte esterna dell'occhio, oppure sulla parte più alta dell'apparato respiratorio. Volevo chiederti Ma una no. cosa, Ugo, Prego, prego, scusami se ti prego. interrompo, insomma, che faccio il bastian. Può comportare anche questa nel piccolo, questa, diciamo, no, perché si parlava di tumori, eccetera, però di un diffondersi di allergie. Bravo, bravissimo. Infatti stavo accennando ora. Dunque, l'allergia, quando abbiamo una sostanza naturalmente allergenica, che induce una risposta immunitaria, determina quindi una serie di fenomeni come lacrimazione, starnuti, produzione di muco. Per quanto riguarda le allergie respiratorie, esistono anche allergie che coinvolgono l'apparato digerente. In questo caso, per esempio, una delle manifestazioni più eclatanti è la diarrea, uno scompaginamento intestinale. Ma le allergie vengono determinate quando queste sostanze magari sono in misura, diciamo, ridotta rispetto a quello che potrebbe invece essere quando queste sostanze aumentano magari di numero o diventano più nocive, più tossiche,
determinando quindi delle lesioni molto più gravi. Sicuramente l'allergia ha una componente genetica. Genotipica, si dice genotipica, e l'epigenetica, cioè quella che studia fenomeni di danno fenotipico, cioè danno dell'ambiente, provocano delle lesioni che non danno quindi alterazioni della struttura genetica. Mi spiego meglio. Le allergie non determinano delle alterazioni genetiche come dicevamo prima, però danno determinazione delle lesioni che sono determinate, si chiamano lesioni fenotipiche, cioè che sono determinate dall'ambiente. Ma se ho una sostanza, perché in questo scenario abbiamo detto all'inizio che la struttura soccombente è sempre la terra, no? Non ci ricordiamo mai di darle una mano nel vincere queste battaglie, viene aggredita da tutte le parti, ma anche l'essere umano, poveretto, siccome molte volte è incapace di ragionare, continua a farsi del danno da solo. L'essere umano, dicevamo prima, ha una sostanza, una delle tante sostanze importante, che si chiama emoglobina. E l'emoglobina, come dicevamo prima, ha il compito di trasformare, si chiama il gruppo eme, quello che sta al centro dell'emoglobina, il ferro, che si lega all'ossigeno. Se c'è presenza di sostanze tossiche, come dicevo prima, l'ossido di azoto, l'ossido di carbonio e altre sostanze più tossiche, c'è un fenomeno dell'asfissia. Se abbiamo un fenomeno dell'asfissia, l'emoglobina non può trasformare più, non può trasportare più ossigeno, ma trasporta sostanze tossiche. L'alveolo polmonare, i polmoni hanno una funzione importante, cioè prendono l'ossigeno e riversano per diffusione, cioè attraverso un semplice meccanismo meccanico, riversano l'anidride carbonica. Se non c'è questa possibilità, c'è un'intossicazione, un'asfissia, un aumento dell'anidride carbonica. Non bastano più gli equilibri chimici dell'organismo a bilanciare questa situazione. È come un fenomeno asfittico che si verifica sempre grazie all'inquinamento ambientale, come quando avviene, per esempio, un aumento della presenza dell'argon. L'argon, come dicevamo prima, Rosario, è una sostanza che viene Sì. prodotta dall'uranio che è contenuta nel terreno o in alcuni tufi, oppure dall'aria, dall'atmosfera. Se non vengono chiuse le crepe, se non viene fatto un buon isolamento, si crea una differenza di pressione che è determinata da una differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno, soprattutto in inverno. E allora, se all'interno fa più caldo rispetto all'esterno che fa più freddo, questo gas che è inodore, è insapore e ha un alto, molto volatile, c'è un peso specifico piuttosto alto, si butta negli ambienti, quindi quando entra negli ambienti, soprattutto negli ambienti chiusi, fa competizione con l'ossigeno, toglie all'ossigeno la capacità di diffondere negli alveoli, quindi nelle strutture polmonari, e quindi si muore per asfissia. Quante volte leggiamo, sentiamo i nostri telegiornali che ci dicono che alcuni operai, poveretti, entrati in alcune strutture chiuse, in alcune botole, eccetera, sono morti, hanno perso i sensi e sono morti, perché evidentemente all'interno di quella struttura c'era dell'argon e quindi non è stata data tutela a questi operai, a questi poveretti che ci hanno rimesso la vita. Quindi è importante quindi sapere quindi all'interno della nostra atmosfera, ma anche nel nostro microclima. Quando parlo di microclima, mi riferisco al clima che è all'interno delle nostre abitazioni. Tu parlavi di allergeni, bravo, bravissimo Rosario. Sì. Parlavi di allergie, soprattutto quelle all'interno delle nostre case. Perché all'interno delle nostre case ci sono i cosiddetti allergeni indoor, può essere anche un pelo di gatto, pelo di cane, oltre che queste sostanze, che rimangono, non basta aerare o aprire la finestra, magari apri la finestra e ti entrano altre sostanze corpuscolate perché la apri alle 10 del mattino, quindi se abiti nei pressi di qualche strada e quindi un traffico molto intenso, ti
entrano pure pulviscolo atmosferico, eccetera. Quindi invece di Certo. aerare, quindi ci sono delle tutele, non so se avremo il tempo, le elenchiamo quelle che dobbiamo Ma fare e comunque, cercano di... Ugo, ti Prego, prego, dicevo, quello che prego, prego. non riusciamo a dire stasera, possiamo trasportarlo la prossima settimana, se vuoi, perché Volentieri, volentieri. sono già le Allora, magari così. 22:49 in questo momento, quindi Sì, vediamo dove le riusciamo ad trasferiamo alla andare prossima puntata. avanti. Però ecco, mi consentirei di finire questo discorso in 2 secondi, Certo. e cioè dico che le allergie all'indoor non vanno via dopo un'ora, 2 ore che tu fai aerare la stanza, ma rimangono anche mesi all'interno. Per cui quando uno, magari ci è morto un cane, un gatto cari a noi, che abbiamo tenuto con tanto affetto la nostra abitazione, purtroppo i suoi elettroni, i suoi protoni, ma anche i suoi peli, i peli del nostro animale rimarranno nelle nostre stanze per parecchio tempo e quindi costituiranno, come dicevi tu prima molto bene, motivo di allergia e sono i cosiddetti allergeni indoor, assieme a tutte le sostanze di cui parlavamo prima. Certo, ma questa cosa perché parlavo di queste cose? Perché sono cose che io mi sto rendendo conto che forse sarà anche l'età, caro Ugo, però ho incominciato a starnutire più frequentemente. Sì, dunque sì, l'età fino a un certo punto, perché il sistema immunitario certo ha la sua importanza, ma teniamo presente anche qui c'è un discorso comparativo. Se io ho da lottare contro 10 nemici, forse ce la faccio, ma se i nemici sono 100, sono 1000, forse soccombo. Quindi se gli allergeni sono pochi, magari riesco a fagocitarli e con le mie difese immunitari, ma se le mie difese immunitarie, come dicevi tu anche giustamente, con l'età magari diminuiscono, ma aumentano anche il numero dei nemici, quindi degli allergeni, sempre ricordando che c'è una predisposizione genetica, quindi abbiamo una condizione genotipica che ci consente di dire che molte persone magari non vivono momenti di allergia, o a dire la verità sempre più rare, secondo me, oppure Certo. persone che non hanno momenti di, non soffrono di ipertensione, ma secondo me molto più rare, perché hanno una composizione genetica di cui avremo contezza fra non molti decenni e quindi potremo dire come sono le combinazioni. E questo significa che aumentando il numero dei nemici aumenta il numero delle possibilità di ammalarsi. Non dimentichiamo che l'allergia, come tu dicevi giustamente, costituisce la base di un aumento di secrezione ghiandolare e quando c'è una secrezione ghiandolare il muco ristagna. E con esso ristagnano anche i batteri, quindi è facile che si abbia quindi un'infezione. Certo, Ugo. Senti, abbiamo le 22:52. Ho parlato Volevo. troppo, ho No, no, parlato no, troppo. volevo passarti un'altra domanda dalla chat. Non so chi è, Anon 6684. Che pone, abbiamo giusto il tempo proprio per l'ultima domanda, vedi, Ugo? Perché mi sembra interessante questa domanda. Ci domanda l'amico, l'amica. L'inquinamento attuale quanto influenza la nostra vita quotidiana e può nel tempo provocare dei forti cambiamenti nell'uomo? Cioè, lui intende a livello fisico, tipo Certo, malformazione. una domanda validissima, giustissima, molto bella. Sicuramente sì, perché diciamo, abbiamo omesso di dire, magari anche per mancanza di tempo, che queste sostanze, qui abbiamo accennato prima, alcune di esse non sono poche, alcune di esse quando sono presenti nell'aria, uno diciamo, dei condizionamenti che fanno sono quelli della capacità di intelligere, ma anche la capacità di essere collaborativi, svegli. Non poche volte si ha un obnubilamento del sensorio, si ha un ritardo nella sensibilità, nelle risposte agli stimoli. Dicevamo prima, giusto per fare un esempio, se abbiamo un'iniziativa, diciamo, inquinante determinata da alcuni gas che abbiamo detto che non sono né nobili e né rari, perché nobili faceva riferimento ai metalli tedeschi e rari faceva riferimento alla rarità, ma la rarità non è così perché abbiamo una presenza nell'aria che respiriamo già fisiologica dello 0,93%, quindi non sono rari. Quindi questi due termini possiamo considerarli desueti. Allora, se abbiamo una presenza di radon,
di Argon, scusate, questa presenza inizialmente non ti dà morte, ti dà addormentamento, ti dà una perdita della risposta, non hai più lucidità. Così come l'ossido di carbonio, non voglio ricordare diciamo situazioni molto brutte, ma quando ci si ammazza con l'ossido, coloro che decidono, poveretti, di farlo, hanno una progressiva stordimento, un'incapacità di ragionare, ed è quello che, ma anche una facile irritabilità. Il nostro ascoltatore dice molto bene, ha ragione, abbiamo una facile irritabilità che molti di questi gas di cui parlavamo prima sono responsabili. Abbiamo una modifica della conduzione ematica, e quindi una modifica della quantità di ossigeno che va in giro, e quindi questo comporta un allungamento anche dei tempi di reazione, un aumento dei radicali liberi. Cosa sono i radicali liberi? Sono quelli che vengono prodotti nei processi di ossidazione. Se ho una sostanza che ossida e quindi determina una perdita di elettrone, avrò un radicale libero in più. Sono quelli che noi cerchiamo di combattere con la vitamina C, con la vitamina E, con i fenoli e tutte queste belle cose che finiscono con la I. Quindi tutto questo, ma quando diciamo questo, è che io prendo la vitamina C magari prendendo un limone. Lo stesso limone, se è nato o se è cresciuto, se è stato coltivato in un terreno inquinato, io non porto diciamo antiossidanti, io porto altre sostanze inquinanti nel corpo. Quindi è importante quello che il nostro amico ci dice, perché tutto quello che c'è diciamo rimane. Vorrei poter citare la legge, mi pare che sia, non so, la terza legge della termodinamica, che nulla si crea, nulla si distrugge. Noi possiamo magari bagnarci con la stessa acqua di cui si sono bagnati i nostri antenati romani, tanto le nuvole sono lì, vanno giù, poi si risalgono. Quindi è come con l'aria, no? Quello che c'era c'è. Lo stiamo soltanto magari depredando, perché stiamo togliendo le foreste e stiamo inquinando i nostri mari, perché a furia di assorbire l'anidride carbonica diventano più acidi, i pesci riescono a sopravvivere, i coralli no, e quindi stanno distruggendo i coralli. E cioè, c'è tutta un'alterazione climatica che bisogna conoscere. Ma anche le nostre falde acquifere, sia quelle superficiali che profonde, vengono alterate. Il nostro amico dice bene, perché se io inquino le falde, di cui ti posso assicurare molti politici non hanno contezza, non sanno manco cosa sono, e tant'è che dicono di buttare l'immondizia nel terreno, tanto con cima un cavolo, perché abbiamo poi la presenza di sostanze inquinanti dovunque, e quindi queste falde inquinate non fanno altro che alterare la riserva delle nostre acque. Quando abbiamo carenze di acque, abbiamo la presenza del sottosuolo di queste falde profonde che dovrebbero rifornirci di acqua, ma se le stiamo inquinando non avremo più nemmeno l'acqua delle falde. Quella degli oceani sono diventate o diventeranno sempre più acide, perché assorbono non solo calore, ma assorbono soprattutto anidride carbonica, e quindi diventano più acidi con l'aumento degli ioni H+. L'atmosfera è inquinata, il terreno ha una alterazione biotica. Quindi ha ragione il nostro ascoltatore quando ci chiede che modifiche ci potranno essere. Sicuramente una delle grosse modifiche è che moriremo sempre di più. E quindi con malattie, insomma, tipo cancro. Avremo un sistema sanitario di paesi che tentano di fare qualcosa che sarà al collasso, perché è chiaro che se aumentano le malattie respiratorie, aumentano i tumori. Curare una malattia cronica, soprattutto quelle croniche, sono molto malattie molto costose, e gli stati devono decidere, i governi devono decidere se diciamo impegnare molte riserve economiche per tentare di salvare questa gente, oppure per lasciarli andare, lasciarli morire. È quello che in pratica, diciamo, già è iniziato ad accadere ora. Quindi è importante porre rimedio a questo inquinamento antropico, per quanto c'entra l'antropia nelle modifiche climatiche. Climatiche, certo. Senti, Ugo, allora, sono 22:58, io direi di dare appuntamento ai nostri amici, insomma, a martedì prossimo, proprio per il continuare questo discorso, perché è un discorso che non si può chiudere in un'oretta, in una serata, insomma, anche perché... Senz'altro. Insomma, non è che stiamo approfondendo, ma stiamo cercando di capire
le varie sfaccettature, no? E come Stiamo dovremmo. cercando, Rosario, perdonami se ti interrompo, stiamo Sì. cercando di dire a chi ci ascolta di comunicare ai nostri politici, che magari non ci stanno ascoltando, ci stanno ascoltando, che è importante conoscere i danni che vengono Certo. fatti quando le decisioni che prendono non sono sostenute dalla conoscenza. Se Certamente. qualcuno di loro conoscesse i danni che stanno facendo alle nostre falde, ai nostri terreni, alle nostre aree, quindi a se stessi, perché anche loro hanno famiglia, hanno figli, hanno mogli, eccetera, forse ci penserebbero un po' di più, avrebbero più attenzione nel prendere alcune decisioni disastrose, insomma, predatorie. Certamente, certamente, no, no, è proprio questa. Come diciamo sempre, caro Ugo, noi diciamo, instilliamo dentro i nostri ascoltatori con l'informazione, però loro anche poi devono continuare, cioè andarsi a Certo. cercare, approfondire di più, parlare di più di questi argomenti e quindi diciamo, imparare di più su queste La cose. terra dei Diciamo. fuochi, quella che Rosario, perdonami sempre, ma è importante, credo che anche i nostri ascoltatori abbiano consapevolezza, è stata un'esperienza che naturalmente noi poi sempre siamo quelli del dopo, come dicevamo prima, Certo. ma ha dato anche dei danni economici all'industria del casertano, ma anche del napoletano, Napoli, Caserta, eccetera. Sono, mi pare, 55 comuni coinvolti in questa, diciamo, in questa distruzione del terreno. Perché ha dato dei danni? Perché alcuni paesi asiatici, già allora, avevano smesso di importare la provolina di bufala. Quello è un territorio dove si produce provolina di bufala, no? Certo, sì. Allora, nel momento in cui si viene a sapere che c'è stato un inquinamento di centinaia di campi di calcio, l'estensione è pari a quella, è Sì. chiaro che si sono messi tutti in allarme. Allora, i nostri politici come possono continuare a vivere se distruggono l'economia? Anche loro i soldi, da dove li prenderanno se l'economia non funziona? Cioè, è una ruota che gira, insomma, questa qui, sempre Insomma, e ci speriamo che qualcuno ci giriamo. ragioni, insomma. Perfetto, Ugo, grazie. Allora, noi Allora, grazie abbiamo, sì, a no, voi. finisci pure quello che hai Sì, qualcos'altro da volevo dire. soltanto dire che sulle tutele, sui rimedi, ma anche qualche altra cosa dal punto di vista, diciamo, dei danni alla salute umana. Io vorrei riprenderlo se tu sei d'accordo, Rosario e anche Massimo, se sono d'accordo, siete d'accordo sui danni alla salute umana, perché Certo. ognuno di queste sostanze, quando superano i livelli di guardia, producono una propria, insomma, patologia, per cui Allora, certo, possiamo fare anche questo la prossima volta. martedì prossimo parleremo proprio di questo, ci parlerai di queste cose perché sono aggiuntive, Senz'altro, senz'altro, ovviamente. con molto piacere. Benissimo, Va allora bene. diamo appuntamento appunto a martedì prossimo con questa trasmissione ai nostri amici. Ricordo ai nostri amici che domani sera, mercoledì 7 giugno, Certo. alle ore 18:30, con Antonella Entrenò e Ugo Lombardi, alla partecipazione di Massimo Bonella, andremo in onda con Spazio Aperto. E poi alla Sì. sera, sempre domani sera, alle ore 22 con Antimafia 2000, Osservatorio Antimafia, in collaborazione appunto con la rivista Antimafia 2000. Sempre con Antonella Intranoi e Ugo Lombardi, la partecipazione di Massimo Bonello, ovviamente, e i vari ospiti che ci saranno in trasmissione. Insomma, questo è scontato, ormai abbiamo abituato i nostri amici che Certo, ci certo. ascoltano. Quindi non mancate questi due appuntamenti domani e ricordo che questa trasmissione, data che è andata in onda anche su Facebook, appena chiuderemo la trasmissione la troveranno già su Facebook per chi volesse riascoltarla oppure fosse arrivato in ritardo, insomma, all'appuntamento con noi. Bene, vorrei Bene. chiudere la trasmissione. Ugo, vuoi fare i saluti tu? Sì, Poi dopo chiudiamo. intanto spero che il nostro carissimo Alfredo non si sia arrabbiato per la mia, diciamo, il mio essere logorroico, ma insomma, lo attendiamo, insomma, con tanto affetto, così ci dà anche lui una mano ad essere meno logorroici. Intanto salutiamo i Certamente. nostri ospiti che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Ringrazio te, Rosario, sei sempre così bravo e disponibile.
è così attento nel tuo lavoro. E credo che Massimo non abbia nulla, non No, non abbia ha nulla da inizia. dire, Massimo ci ha dovuto lasciare in anticipo perché Bene, lo aveva sa degli salutiamo. impegni. Comunque salutiamo Sì. anche il nostro assistente, amico, caro amico Ugo, Ugo l'assistente, sì. Certo, che è alla regia. E ci diamo appuntamento domani sera. Grazie a tutti quanti, grazie a te Rosario e buonanotte. buonanotte e salutiamo anche Adio. Anon, l'amico che ci ha posto anche la domanda, che ci ha salutato, Nostro Anon 6684, credo che sia sempre Federico, che dice grazie a tutti e buonanotte. ascolto. Un caro Quindi saluto anche a loro, sicuramente. un caro saluto a tutti quanti. Andiamo con la sigla. Invece di mandare la sigla finale, manderemo un bel brano che si chiama Un uomo che se ne va, di questa Lady Jules, che è stata ospite nella nostra trasmissione Due compari più uno, 2 lunedì fa, che ci è molto piaciuta. È una ragazza, una cantante che fa rap. Quindi, e chiudiamo appunto in bellezza la nostra trasmissione. Un caro saluto a tutti quanti e alla prossima. Arrivederci. Un uomo che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa cosa pensi quando sei di schiena. Le mani al muro mentre preghi ne valga la pena. Pulsa la vena sul suo collo mentre lo ami con lo sguardo di una bimba che viveva ancora in un racconto e trema ogni tuo arto mentre ti auguri un infarto o almeno un salto verso un altro astro. Ma almeno parti un giro d'alcol, distogli lo sguardo e almeno il calco del suo palmo appare un caldo incarto. Intanto l'hai fatto e non sai come. Resta l'odore del sudore sopra il tuo maglione e acerbo in bocca quel sapore come ortica al sole. Lascia le pustole, ti brucia, serve un estintore. Cerchi parole che attenuino il dolore ma ti chiudi dove sono nascoste le sue prove. Dentro al cuore piove, ora è mattina, sono già le 9. Asciugati, rialzati, ricordo un che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa lo sconforto che si porta. Lui l'ha svuotato, più leggero, quindi che gli importa. Non c'è un pensiero che lo porta quella sera. Piedi scalzi giù in riviera, lei ne era uscita più sporca e scappa intanto, cancellando ogni dettaglio. Resta soltanto il mare e il caldo di quel bagno. Ha perso la purezza, stesa su un astraio. Mentre il mondo rideva, un pensiero le mangiava il cranio. Il fango è strano, più ti dimeni, più ci affoghi. Più tenti di scappare, più affondi in mondi di rovi. Su, provi ad urlare, ma la gente non ti sente più. Ti piazza nuda al rogo e dice ridi d'accordo tu. E se potessi, gli mostreresti i mostri che vedesti. Quando il sangue si fermò nei vasi e spense i tuoi lamenti. Quando ti abitua nel petto nulla, tranne che i tormenti. L'incapacità di urlare, come sogni quando ti addormenti. Sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa. In pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia.